Angelina Mango ha avuto un infortunio ed è stata costretta a letto. Ecco che cos'è successo alla vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. L'abbiamo vista solo qualche giorno fa a Radio Italia Live a Napoli e ai Team Summer Eats su Rai 1. Angelina Mango sta avendo un successo veramente inaspettato. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, la cantante sta volando altissimo, e ora la stiamo vedendo in diversi eventi estivi. Sta portando in giro la sua ultima hit, Melodrama, dopo il successone della Noia. In ogni caso, ultimamente ha avuto qualche piccolo problema di salute e infatti ha pubblicato una serie di post e video nei quali ha mostrato cosa ha vissuto negli ultimi giorni. Tra questi c'è una foto che ritrae un brutto infortunio che l'ha costretta a letto. Eppure, ultimamente l'abbiamo vista a Napoli per il Radio Italia Live, qui per scoprire cosa ha detto Angela dei Ricchi e Poveri fuori onda. Non solo, il giorno dopo era anche su Rai 1 per i Team Summer Eats condotti da Andrea De Logu e Carlo Conti. Angelina Mango a letto, brutto infortunio. Cos'è successo alla cantante di Sanremo? La famosa cantante del Festival di Sanremo 2024, è veramente inarrestabile. Il successo, sia tra i giovani che non, è veramente molto alto. Tanti, la stanno apprezzando non solo per le sue innati e grandi doti canore. Ciò che piace ai più di Angelina è anche soprattutto il suo modo di fare sul palco. Riesce a cogliere l'essenza delle sue canzoni e a descrivere le parole attraverso i movimenti del corpo. Guardandola, possiamo affermare che ha tutte le carte in tavola per diventare una cantante di successo internazionale. Del resto, l'abbiamo anche già vista all'Eurovision Song Contest 2024, e proprio in quell'occasione ha dato il meglio di sé con abiti e acconciature veramente spettacolari. In ogni caso, la bellissima cantante ha avuto un brutto infortunio, anche se non è chiaro del tutto cosa sia successo. Non è chiaro neanche quando è avvenuto tutto questo. Quel che vediamo è che la cantante si trova a letto e ha una gamba fasciata. Molto probabilmente è inciampata, in quanto non ha certamente la gamba rotta o altro di estremamente grave, ma sembra essersi graffiata. Un infortunio che deve averla comunque costretta a letto per diversi giorni, anche perché non conosciamo l'entità dell'eventuale caduta. In ogni caso, molti fan hanno fatto notare che ha preso alla lettera la sua canzone La Noia, quando canta, se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Nella carrellata di foto che ha pubblicato, però, ci sono anche bei momenti. Vediamo, per esempio, uno spezzone di alcuni suoi concerti o momenti di relax a casa. Insomma, come lei stessa ha scritto, giugno è stato un mese piuttosto movimentato.